abbiamo tantissimo lavoro da fare, non c'è tempo da perdere. Mozzano ha bisogno di arduo lavoro, di ricompattare tutti, e quindi da domani maniche corciate e al lavoro. Consigliere provinciale, si dimette oppure no? Certo, mi dimetterò, però prima vorrò fare in modo di portare a termine una mozione, quella per riapproparci di Stella Maris. Io vorrei che Stella Maris a zero oneri finanziari ritorni nei patrimoni del bilancio del Comune di Montesimano. Approvata quello, mi dimetterò immediatamente dal Consiglio Provinciale. Primi 100 giorni da sindaco? Sono stati ripetuti varie volte, vorremmo implementare il wifi nei primi 100 giorni qui in questa piazza, nella piazza qui dietro e negli stabilimenti balneari, e poi purtroppo ci ritroviamo un bilancio da approvare, un consiglio da approvare, quindi urgenza, e poi trovare una classe mancante. Sono troppi studenti e non ci sono stanze mancanti per a livello di scuola elementare e media. Il suo pensiero ora dove va, a chi va? Soprattutto va ai cittadini, ma soprattutto in questo momento va a Melissa, veramente. Infatti io invito veramente tutti quanti, se riesco a impormi qui, a fare un minuto di silenzio, perché veramente sono vicino a Brindisi e quindi vorrei che ci sia sobrietà. Sì, una vittoria, però non è una vittoria di una lotteria. È una vittoria nel senso figurato, perché dobbiamo lavorare e fare in modo che questa vittoria diventi qualcosa di forte e alto per Montesimano, in modo che Montesimano cambi veramente, non sia soltanto una parola da mettere su un tabellone pubblicitario. Sconfitti, io mi attendo dagli sconfitti un'opposizione proattiva. Hanno fatto una campagna elettorale, diciamo, di un livello che a me non piace, però gli darò il beneficio del dubbio e spero che a livello in consiglio la minoranza faccia il suo dovere per il bene di Montesilvano. Carlo Costantini prima in intervista ha detto l'importante è che non ci siano compromessi in questa legislatura. Non ci saranno compromessi, zero compromessi, perché Montesilvano mi ha eletto per fare zero compromessi. Sarà una città a vocazione più ambientalista, visto che a Tiro di Mattia viene da Montesilvano Sostenibile. Certo, il verde soprattutto per far riplanare tutto lo sviluppo dell'economia. Adesso andiamo tutti in piazza a festeggiare, perché questa vittoria non è mia, è di tutti i cittadini di Montesilvano. Grazie mille. Un minuto di raccoglimento per l'Emilia e per Melissa, veramente un minuto di raccoglimento, per favore. Thank you.